E il progetto SLAI è un progetto che va oltre, insomma, la categoria che si sta disputando. Quindi mi ha stimolato nello sfidare me stesso, nel rimettermi in gioco. Come sta Daniele? Bene, grazie. Tutto procede per il meglio adesso, sì, tutto Beh, bene. la vedo in salute. Sì, bene, bene. Mi sono, tra virgolette, liberato di un bel peso. Lei è stato assolto con formula piena. Cosa ha pensato quando le hanno letto la sentenza? Beh, ti svelo un piccolo arcano. Non mi ricordavo il giorno della sentenza d'appello. E quando mi chiamò l'avvocato mi disse: "Ma sai oggi che giorno è?" Mi ha fatto: "No, via, che è successo?" Mi fa: "Oggi c'era la sentenza d'appello." E poi mi disse, insomma, dell'assoluzione. E sinceramente non me ne vergogno a dirlo. La prima cosa che ho fatto quando ho attaccato con l'avvocato, un pianto tra rabbia e gioia nello stesso momento. Ha sempre creduto nella giustizia italiana? Beh, in alcuni momenti, devo essere sincero, no, pensavo che non si potesse uscire dal tunnel in cui mi avevano catapultato. Anche se poi fondamentalmente ne sono uscito, ma ne sono uscito pulito per quanto riguarda la mia persona, per quanto riguarda Daniele come uomo, come genitore, come persona. Per quanto riguarda Daniele come immagine sportiva, credo che ormai quello che mi hanno fatto, insomma, quello che mi è stato il danno procurato, ormai quello là è impossibile da recuperare. 5 anni di processi, processo mediatico, processo sportivo, processo penale. Come si è sentito? Che cosa ha provato anche nella dignità di uomo? Beh, quelle hanno calpestato, ma non solo, hanno calpestato anche l'immagine sportiva di Daniele, perché poi, parliamoci chiaro, il processo sportivo è un processo un po' particolare dove tu non hai possibilità di fare una difesa, come nel processo penale, quindi alcune dinamiche sono diverse. E la dimostrazione è che nel processo sportivo vieni condannato, poi per quanto riguarda poi la maggior parte delle volte nel processo penale, credo tutte, non la maggior parte delle volte, vieni assolto perché il fatto non sussiste o non ci sono proprio i presupposti per poter iniziare nessun tipo di indagine, nessun tipo di nulla. Cosa ha pensato quando gli hanno letto la sentenza? Il fatto non sussiste. Beh, ti ripeto, là ti passa in un secondo tutto quello che hai vissuto negli anni passati, no? Da quando ti notificano il fatto che sei stato indagato, tutto quello che devi passare, la televisione, quello che scrivono, le etichette che ti mettono addosso, tutto quello che c'è poi quando vivi la vita quotidiana, perché poi alla fine. Non dico che sia marchiato, però per quanto riguarda l'ambito sportivo magari potrebbe anche essere così, anche se io ad oggi con la soluzione mi sento riabilitato al 200%, non al 100%, quindi per me giustizia è fatta, cioè il fatto non sussiste, quindi non è che stiamo dicendo ci sono delle prove, sì, ma no, qui il fatto non c'erano proprio i presupposti per poter andare avanti. È stato condannato con altri giocatori per aver ricevuto denaro al fine di alterare il risultato di una partita. Riesce a dare una spiegazione del perché abbiano voluto coinvolgerla in tutto questo?
Beh, questo non te lo so dire perché non mi sono, tra virgolette, mai trovato e non so se si può o meno. Come si arriva ad accusare una persona, un giocatore, un uomo, un padre di famiglia senza avere delle certezze? E condannarlo. Beh, questo non lo devi domandare a me, io l'ho subito e per me era palese che era tutto un po' campato in aria, tutto quello che erano le accuse o comunque sembravano come se fossero state scritte da qualcuno, però diciamo che ormai fa parte del passato, cioè nel senso che è dura da mandare giù, però non puoi fare altrimenti. Cioè. Soprattutto. Chi ha voluto colpire Daniele e Devezze? Beh, io non credo nessuno, perché fondamentalmente noi siamo stati condannati tutti in blocco, non che hanno dato la colpa solo a Daniele o ad Andrea o a qualcun altro, cioè noi siamo stati in blocco, quindi proprio tutti quanti. Non lo so, secondo me non c'è una persona che ti voglia fare del male o ti fa del male, sono le dinamiche che poi ti portano a ricevere queste calunnie, queste cose non vere. La sua soluzione, vista oggi a distanza di 6 anni, può essere interpretata come una sconfitta per la giustizia sportiva? Beh, partiamo dal presupposto che la giustizia sportiva ha molto meno tempo di una giustizia penale e quindi deve fare un po' tutto in maniera veloce, quello che ha poi deve ottimizzarlo o quant'altro. Se poi la giustizia penale, nella giustizia penale con le stesse accuse della giustizia sportiva non prende in considerazione, dice che il fatto non sussiste, secondo me di base c'è qualcosa che non quadra. Adesso non sono io un giudice o un Certo, ci PM per saranno magari altri dire, posti che. se è giusto o sbagliato. Io ti posso dire che pagandolo sulla mia pelle, secondo me è esagerato quello che mi è stato fatto a me. Barry, per lei cosa rappresenta? Beh, ti devo dire una cosa, per me, a differenza di tutti quelli che poi sono stati, diciamo, condannati, non, comunque che stanno facendo parte di questo filone, io sono l'unico che è rimasto a vivere nella città dove si è consumato, tra virgolette, loro il fatto. Quindi per me è stato molto più difficile, perché comunque io ho sempre vissuto la città, ho sempre girato a testa alta, non mi sono mai nascosto, quindi ho fatto tutto quello che facevo prima. I tifosi cosa le dicevano quando la incontravano per strada? Sinceramente, a me mai niente, mai nessuno si è permesso di dirmi qualcosa. Alcuni neanche sapevano della mia squalifica. Mi chiedevano perché non tornavo a giocare, perché non giocavo più, quindi è passata, tra virgolette, magari anche in secondo piano, ma per una ragione magari stupida, no? Che conoscendo anche il Daniele, il giocatore, che non si risparmiava mai, che comunque era un generoso e quant'altro. Lei era un bel giocatore, Daniele. Non lo so, diciamo, giocatore normale. Era un giocatore che comunque sudava la maglia, che si impegnava molto, quello sicuramente. Ho sempre dato tutto per tutte le maglie dove ho giocato. Quella del Bari in particolare, mi è rimasta dentro perché oltre a viverci da quando sono arrivato, dal primo giorno poi non sono più andato via, noi abbiamo scritto con i miei compagni, con i gruppi con cui sono stato, abbiamo scritto la storia perché abbiamo vinto il campionato, siamo arrivati primi, abbiamo vinto con 4 giorni d'anticipo, l'anno successivo in Ago Ventura abbiamo fatto, insomma in 2 anni abbiamo battuto tutti i record nella storia del Bari Calcio. Ma a prescindere da questo qua, la solidarietà della città o comunque dei tifosi è stata sempre impeccabile, nel senso che non ci credevano, come così, se la vogliamo per capirci, no, di questa cosa. Infatti al momento dell'assoluzione ho avuto molti attestati che insomma mi hanno come dire, confermato che anche per loro era difficile credere a questa cosa, Credere. sì. Ci può spiegare quali erano i suoi rapporti con Angelo Iacovelli, l'ausiliario ospedaliero indagato all'epoca dei fatti nell'inchiesta Barese sul calcio scommesse per associazione e per delinquere alla frode sportiva? Beh, innanzitutto dobbiamo dire che anche Angelo è stato assolto, quindi non è stato condannato neanche Angelo. Angelo è quelle figure che si trovano un po' in tutte le società di calcio dove vai. È quella persona, un factotum, sai, quello che fa amicizia con i giocatori, che magari se ti serve un qualcosa è sempre disponibile, ti fa i favori, ti porta la macchina, che so, a fare il lavaggio, quanta, cioè, ma
Era un po' l'amico di tutti, non era un amico di Daniele o di... Poi magari ecco, aveva più confidenza con qualcuno perché magari poi lo portavi a cena, stava con noi. Però se c'era un qualcosa da fare, magari durante l'allenamento, che uno era impegnato o qualcosa, Angelo era, non dico il punto di riferimento, ma era il riferimento di tutti. Cioè era una persona che si prestava a tutti. Ha più sentito qualcuno degli indagati con cui ha, tra virgolette, condiviso questa esperienza? Ecco, la cosa brutta di tutto questo, di questa cosa è che io avevo delle amicizie vere con alcuni dei giocatori di diciamo questo filone. È sparito tutto, cioè nel nulla, non si è contatti zero con nessuno, dal giorno alla notte, evidentemente anche per delle questioni legate a delle dinamiche, poi per quanto riguarda i processi, i vari processi. Com'è cambiata la sua vita? Beh, totalmente, dal giorno alla notte, ma non è cambiata paradossalmente con la sentenza del processo sportivo, è cambiata dal momento in cui mi arriva una notifica a casa. Sorrido perché ti racconto questa cosa perché sembra, ci potrei fare diciamo, uno sketch, un libro, un cortometraggio, sai. Io avevo firmato per la sanità, insomma, era tutto a posto. E avevo prenotato già il volo per andare a Roma, dove poi mi avrebbero preso, insomma, con una macchina e andavo a Norcia, stavano in ritiro a Norcia. E faccio la valigia, preparo la borsa, insomma, era l'ora di pranzo, 1:30, e due il volo ce l'avevo ai 4. Sto a casa, mi è arrivata la telefonata, il numero sconosciuto, sorrido veramente perché. Ricordandolo, cioè, adesso che me lo ricordo è pazzesco. Pronto, beh, la polizia di Bari, dobbiamo notificare un qualcosa. Ho detto, che cosa ho fatto? Perché io pensavo a una multa. E invece ci siamo incontrati al San Nicola, fai da allo stadio Lo proprio. stadio. Sì. E ho firmato la notifica che ero indagato per sanità a Bari. Per correttezza, insomma, ho informato il direttore. E mi ha detto aspetta che ti faccio risapere, mi ha detto ne riparliamo, era tipo venerdì o sabato, insomma, fine settimana, ho detto ne riparliamo poi lunedì, aspetta 48 ore e poi non se ne è fatto più La niente. società che cosa le ha detto? No, infatti no, tramite il direttore mi ha detto che non si poteva procedere, però poi fondamentalmente poi io quell'anno calcistico l'avrei potuto fare, perché diciamo, dalla notifica che ero indagato, il processo poi si chiuse in un anno, quindi ad agosto dell'anno successivo. Quindi lei fu sospeso, così? No, diciamo che io fondamentalmente poi potevo giocare perché poi sono andato a Matera in D, insomma, perché la mia testa era un po' partita e avrei potuto giocare anche in Serie A perché ero indagato ma non squalificato. Nell'anno poi dal luglio, agosto 2012, sono stato condannato nell'agosto 2013, quell'anno solo, quell'anno non solare, però quell'anno calcistico l'avrei potuto fare. E Sanità vinse il campionato. Chi le è stato realmente vicino? Beh, in quei momenti sembra, no, è brutto dirlo, scompaiono tutti. Ti rimane vicino soltanto le persone care e tutti quelli che veramente conoscono poi Daniele come persona e sanno chi sei, però tutto il resto in un secondo non lo trovi più. Chi gli ha voltato invece le spalle, Daniele? Guarda, voltare le spalle è brutto perché di amicizie poi nel calcio quelle vere ce ne sono poche, o almeno per il mio carattere te ne rimangono veramente poche. Però tutti quei pseudo amici, sì, si sono rivelati tali, cioè pseudo, non amici. E fondamentalmente scompaiono nel nulla. Fanno fatica anche, capito, a contattarti o a parlare con te. E torniamo al discorso di prima. Come uomo, il peso è tolto. Come immagine sportiva, l'etichetta c'è il pericolo che possa rimanere. Secondo lei, chi era il reale obiettivo di questo filone di calcio scommesse? Beh, questa è una bella domanda. Io
Io un'idea ce l'ho, però me la tengo per me, ma non perché non la voglio dire. Perché poi per uno che è indagato e ci sta dentro, poi se tu vai a rileggere un po' le cose, le dinamiche e tutto il resto, un'idea te la fai. Sai, io, secondo me io so chi volevano colpire, però non ci sono riusciti, cioè l'hanno perseguitato poi anche successivamente, però non ci sono riusciti. Secondo me. Loro un obiettivo ce l'avevano. Ci può dire se esiste realmente omertà nel calcio? Omertà è, sai, l'associ sempre alla mafia, no? Ok? Perché quando si parla di gente omertosa, il Si parla riferimento. anche di pentiti, si parla di... Sì, e beh, diciamo che è una cosa un po' più piccola, meno sporca, secondo me. È difficile, allora ti posso dire come la penso io. È difficile denunciare un compagno che ci vivi nel momento in cui ci giochi più tempo che della tua famiglia. Cioè, stai più tempo con lui che con i bambini o con tua moglie o quant'altro. È proprio difficile perché si instaurano dei rapporti in quel momento, dei sentimenti anche, che vanno oltre quello che può sembrare un rapporto normale tra due compagni di squadra. Beh, Quanti mesi di squalifica ha avuto? io credo sono la persona che abbia preso più di tutti, perché io poi sono andato avanti per la mia strada, nel senso che io sono andato avanti per quello che era la verità, cioè io non ho patteggiato, non sono sceso tra virgolette a compromessi, perché io non avendo fatto niente, volevo e ho perseguito questa strada, pagando tanto, perché io ho fatto 3 anni e mezzo. E tornare indietro lo rifarei. E molti magari scelgono una scorciatoia, no? Per magari tornare a giocare prima o quant'altro. Io invece ho scelto di sbattere la testa contro il muro. Quindi non le hanno mai dato dei soldi in mano cash per scommettere su una partita, o meglio, per alterare il risultato di una partita? Beh, assolutamente no. È quello che poi è emerso dalle indagini e da tutto quello che erano le prove diciamo, che avevano. C'è però chi ha detto e c'è chi ha ammesso che questi soldi li ha presi, quindi. Che la partita, tra virgolette, non sia stata alterata, non ho la certezza, perché le persone sono state squalificate, sono andati, tra virgolette, confessi di quello che hanno fatto, quindi evidentemente qualcuno li ha presi questi soldi. Io e tutti gli altri, io parlo in prima persona, quindi parlo per me adesso, però tutti quelli che sono assolti, soldi non sono stati presi da nessuno. Cioè, ma non si è neanche parlato dei soldi. Esiste un sistema calcio scommesse reale? O era tutta una farsa? Oppure è tutta una farsa? Beh, questo è quello che vogliono far credere o è quello che si vuole far passare. Secondo me no, io personalmente non mi sono mai trovato. Ho pagato per una cosa, e ripeto, per la quale poi sono stato assolto in un vero processo. Quando lei è entrato nello spogliatoio dello Sly United, i suoi compagni di squadra come l'hanno accolta? Beh, il fatto che io sia tornato a giocare con la Sly è una cosa bella per me come persona, perché sono stato poi coinvolto da due amici. Praticamente mi hanno fatto risentire il giocatore, tra virgolette. Lo sono, però parliamo sempre di un contesto di Quanti seconda gol ha carriera. fatto quest'anno? No, zero, io non ne faccio mai. Ne ho fatti talmente pochi nella mia carriera che non mi hanno preso per fare i gol. Quando sono entrato nello spogliatoio, insomma, sì, devo dire che mi hanno accolto in maniera eccezionale. Con quali occhi oggi vedo una partita di calcio? Grazie. Tra virgolette, a quello che ho fatto, insomma, perché comunque qualcosina ho fatto nel calcio, qualche soddisfazione me la sono tolta. Proiettato poi in un futuro prossimo, magari da allenatore, o comunque ci proverò, penso quasi sicuramente,
quando me ne daranno la possibilità, sono convinto che la sfrutterò. Lei sostiene che la Sly United l'abbia acquistata per non fare gol, ma lei si ricorda il gran gol che fece all'Inter con la maglia di Livorno? E lì fu un gol pesante. Lei ha sempre fatto poi gol decisivi, no? Segnai subito, 30 secondi, neanche era iniziata la partita. Non se ne, forse, ecco, forse sono perché non se ne erano accorti. Secondo me non avevano capito che era iniziata la partita. E sulla centrata ci fu calcio d'inizio, due o tre passaggi, lancio lungo, mi sono inserito, stop, ho colpito male la palla e ho fatto gol. Per fortuna che l'ha colpita Sì, male. è vero, te l'ho detto anche prima della trasmissione, per fortuna l'ho colpito male. Ma qua dove stiamo oggi a Bari si ricordano tutti quanti il gol che feci in Sassuolo-Bari, quello è stato un gol. Lei è stato allenato da Conte e Ventura, che sarebbero diventati nel tempo i CT della nazionale italiana. Ci spiega il suo rapporto con Conte e con Ventura? Beh, bellissimi, perché mi legano ai forse i più bei anni della mia carriera calcistica. Parlo dell'anno della promozione in B con Conte e poi l'anno successivo con Ventura, dove sia con uno che con l'altro abbiamo centrato tutti i record, insomma, per quanto riguarda la società del Bari. Sono simili ma non sono simili, cioè erano simili per quanto riguarda il modulo di gioco e magari l'interpretazione calcistica. Però sono molto diversi a livello di persona, Anche nella razza, non sono niente. due personalità completamente opposte. Beh, è noto a tutti. No, diciamo che non è che non andavo d'accordo, diciamo che non mi sono trovato bene, non ci siamo trovati con Ventura, invece no, con Conte tutto alla grande. Secondo lei Conte tornerà ad allenare la nazionale? No, secondo me il mister non torna. Lui, secondo il mio punto di vista, è un uomo da club. Deve allenare la squadra giornalmente, deve plagiarla, la deve far sua. Secondo me non torna. Al di là del suo rapporto con Ventura, ha comunque sofferto per l'eliminazione dell'Italia dai mondiali? Beh, sì, certo, a prescindere dal fatto che non mi sono trovato benissimo, però io reputo il mister Ventura uno dei più preparati in Italia, sotto tutti i punti di vista, è un grandissimo allenatore. La delusione ci sta da italiano, insomma, dopo tantissimi anni non andiamo al mondiale, come movimento è sicuramente una perdita, una grandissima perdita. Però secondo me da qui in futuro adesso se mettono un punto e voltano pagina ci sono i presupposti per poter fare qualcosa di importante. Ci può dire chi le ridarà adesso questi 6 anni nei quali lei si è dovuto difendere dall'etichetta di essere un venduto? Beh, è una domanda da 100 milioni di dollari. È difficile da far capire cosa si prova in quei momenti, perché oltre alla pressione mediatica che ti posso garantire è fortissima, soprattutto nel primo momento in cui vieni sbattuto in prima pagina sui giornali, sulle televisioni. Beh, Lei si è dovuto difendere dall'accusa di essere un venduto, immagino. sì, te l'ho detto anche prima, la mia paura è che l'etichetta possa rimanere, però la soluzione, ti ripeto, mi ripaga di tutto quello che ho mandato giù. Non so in che modo potrò avere una rivincita, una rivalsa. Io lo spero perché poi fondamentalmente nella vita si va avanti e si cercano, insomma, nuovi obiettivi, si ricomincia. E la forza poi fondamentalmente in questi frangenti è che chi cade deve avere la forza di rialzarsi. Io diciamo che l'ho avuta. Ci può dire infine quanto è stato importante il ruolo di sua moglie e dei suoi bambini? Cosa dirà quando diventeranno grandi? Ecco, il problema era più per i bambini comunque poi sai, sono piccoli, però poi quando crescono trovi sempre chi magari gli possa dire qualcosa, no? La soluzione mi dà la serenità di poterli guardare in faccia e
e loro sanno, sapranno, perché è scritto, cioè non è una cosa che devo dire io, quindi leggeranno che il papà non ha fatto niente. Per me è importante. Il papà faceva pochi gol, ma erano decisivi. Sì, infatti, pochi ma buoni, si dice. Grazie Daniele per quanto ci ha raccontato. Grazie a voi.